Ciao e bentornati a un nuovo episodio della serie Poesie in Italiano, la serie del podcast di Italianglot, nel quale analizziamo il significato e il vocabolario delle più belle poesie della letteratura italiana. A tale proposito vi ricordo che su italianglot.com potrete scaricare un foglio di lavoro con l'analisi della poesia di oggi, del vocabolario e con tantissimi esercizi per migliorare il vostro italiano. La poesia che ho scelto oggi per voi è un vero e proprio capolavoro, L'infinito di Giacomo Leopardi. Leopardi è uno degli scrittori e poeti più importanti della letteratura italiana e noi lo studiamo in modo molto approfondito a scuola. Di lui e dell'infinito vi ho già parlato in un altro episodio del podcast dedicato alla regione Marche, perché Leopardi era nato proprio lì, nella cittadina di Recanati. In uno spot pubblicitario per favorire il turismo e mostrare le bellezze della regione Marche, è l'attore Dustin Hoffman a recitare questa poesia. Per capirne bene il significato, dobbiamo però prendere brevemente in considerazione la vita di Giacomo Leopardi, che non era stata delle più semplici. Leopardi viveva in un ambiente molto conservatore. Soffriva di una grave malattia che gli causava grandi sofferenze fisiche e deformava il suo corpo. Leopardi quindi viveva isolato, conduceva una vita fatta di solitudine e aveva sviluppato un grande pessimismo. Teniamo quindi bene in mente tutti questi concetti per capire la poesia di oggi, ma in generale tutte le opere di Leopardi. Vi leggerò dunque il testo originale del 1819 e poi ve lo tradurrò in italiano moderno, in italiano non poetico. Quindi il mio consiglio di oggi per voi è: concentratevi sulle parole, sul vocabolario che utilizzerò io e non sul testo originale, e concentratevi soprattutto sul bellissimo significato di questa poesia. Cominciamo! Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi al di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sonvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Cominciamo dal primo verso. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Mi è sempre stato caro questo colle solitario e questa siepe che toglie al mio sguardo gran parte dell'orizzonte più lontano. Leopardi è seduto su un colle, su una collina, nei pressi di casa sua. È il monte Tabor, che si trova nella parte sud di Recanati e che, se volete, potete anche visitare. Oggi, nel punto in cui probabilmente Leopardi aveva scritto L'infinito, c'è una targa con il primo verso della poesia: «Sempre caro mi fu quest'ermo colle».
Leopardi definisce il colle ermo, cioè solitario. Abbiamo detto prima che Leopardi era lui stesso solitario, tendeva a isolarsi, e questo colle era il luogo perfetto perché non c'era mai nessuno e lui poteva stare da solo. Per questo motivo gli era caro, per questo motivo amava questo posto, perché lì poteva pensare, scrivere poesie, immaginare. Ma l'elemento più importante di questo verso è la siepe, che blocca gran parte della visuale di Leopardi, blocca gran parte dell'orizzonte più lontano. E adesso vedremo perché è importante la siepe. Lo capiamo nel prossimo verso. Ma sedendo e mirando, interminati spazi al di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. In italiano moderno, ma stando seduto e osservando la siepe, col mio pensiero immagino spazi sterminati al di là di essa, silenzi più grandi dell'essere umano e una quiete profondissima, dove per poco il mio cuore prova un senso di paura. Leopardi è seduto davanti alla siepe e la osserva con attenzione e nota che è un oggetto reale, concreto, finito, che limita la sua visuale. Leopardi, cioè, non riesce a vedere tutto quello che c'è al di là della siepe, perché la siepe blocca il suo sguardo. Ma proprio grazie a questo Leopardi riesce a usare la sua immaginazione. Il verso «io nel pensier mi fingo» vuol dire proprio «io immagino», «io uso il mio pensiero per creare una realtà finta, non reale». E questa realtà che lui immagina è l'opposto della siepe. La siepe è un oggetto finito, limitato. Leopardi immagina uno spazio infinito, illimitato, immenso. Quindi senza fine, senza un limite. E immagina anche un silenzio profondissimo, un silenzio così grande che è quasi sovrumano, lui dice, cioè è più grande di quello che la mente umana riesce a concepire, perché il silenzio assoluto nella realtà non esiste, ma nell'immaginazione di Leopardi sì, e lui immagina questo silenzio così profondo, questa quiete, lui usa il termine quiete che vuol dire calma, tranquillità, una quiete così profonda che è quasi incomprensibile per la mente umana, così incomprensibile, così più grande di lei, che quasi il cuore si spaventa. Lui usa l'espressione «per poco il cuore non si spaventa». «Per poco» in italiano vuol dire «quasi», e usiamo questa espressione quando vogliamo dire che qualcosa stava quasi per succedere, ma alla fine non è successa. Ad esempio, per poco non perdevo l'autobus, cioè ho quasi perso l'autobus, ma alla fine sono riuscito a prenderlo. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente è viva e il suon di lei. Cioè, e quando sento il vento frusciare tra queste piante, paragono quell'infinito silenzio alla voce del vento. E mi viene in mente l'eterno, e le epoche storiche passate, e l'epoca presente ancora viva con il suo suono. Mentre Leopardi è perso nella sua immaginazione, improvvisamente il vento comincia a soffiare
e le foglie, le piante, cominciano a stormire, cioè a frusciare. Leopardi chiama questo suono, il suono del vento, il fruscio delle foglie, la voce del vento, la chiama voce. E questa voce, quindi questo elemento concreto, limitato, ancora una volta finito, lo riporta nel presente e lo allontana dall'infinito nel quale era perso. E in quel momento lui comincia a paragonare proprio questa voce, la voce del vento, al silenzio infinito che stava immaginando prima. Lui usa l'espressione vo comparando, cioè vado comparando, vado paragonando. Il verbo andare con il gerundio esprime un'azione continuata, un'azione che continua per un po' di tempo. Quindi lui comincia a paragonare la voce del vento, il suono del vento, al silenzio infinito, e in quel momento, riportato nel presente dal fruscio delle foglie, si perde di nuovo nell'immaginazione. Stavolta però non immagina più l'infinità dello spazio, ma l'infinità del tempo. Comincia cioè a pensare all'eternità. E quindi la sua mente vaga nelle epoche passate, ripensa quindi a tutta la storia dell'umanità e contemporaneamente pensa anche all'epoca presente, al momento attuale nel quale è stato riportato dal fruscio delle foglie, dal soffiare del vento. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Così il mio pensiero annega in questa immensità e per me naufragare in questo mare è dolcissimo. E in questo verso comprendiamo quanto sia importante l'immaginazione per Leopardi, perché mentre lui è lì a immaginare spazi infiniti, silenzi profondissimi, l'eternità, tutte queste idee, tutte queste immagini che crea la sua mente sono come un mare che fluttua e che lo travolge. E lui annega, naufraga in questo mare, ma prova un grande piacere. Naufragare vuol dire proprio affondare, come quando una nave durante una tempesta viene colpita da onde altissime e quindi affonda. E Leopardi affonda in questo mare fatto di immaginazione, ma prova un grande piacere. Ed è molto importante per lui, perché questo gli consente di allontanarsi dalla sua vita fatta di dolore, di solitudine, come abbiamo visto prima. Per cui l'immaginazione e la poesia sono per Leopardi qualcosa di piacevole, di consolatorio, che allevia i suoi dolori. Spero che questa poesia vi sia piaciuta e vi sia stata utile. Se è così, non dimenticate di mettere un like e vi ricordo ancora una volta che su italianglot.com potete scaricare un foglio di lavoro per esercitarvi proprio sul vocabolario e su vari argomenti di grammatica che abbiamo trovato nel testo di questa poesia. Basterà diventare membri di Italianglot e in questo modo supporterete anche me, il mio lavoro, e mi consentirete di continuare a produrre sempre nuovi contenuti per voi. Iscrivetevi anche al canale cliccando sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video e ci vediamo presto. Grazie per avermi seguito ancora una volta. Ciao!